Inaugurata la nuova sede della CGIL a Quarrata, con più spazi, più accessibile e con tutti quei servizi ormai indispensabili per gli iscritti, sia per i lavoratori che per i cittadini, all'inaugurazione hanno preso parte tra gli altri la segretaria nazionale dello SPI CGIL Carla Cantone, Alessio Gramolati, segretario generale della CGIL Toscana, Jessica Beneforti, segretaria della Camera del Lavoro di Pistoia, e Marco Mazzanti, sindaco di Quarrata. Si dice spesso che noi siamo vecchi, siamo in crisi, dobbiamo cambiare. Ecco, questa è la dimostrazione che noi invece siamo sempre pronti ad aprire nuove sedi, ad accogliere i lavoratori, ad accogliere i giovani e ad accogliere i pensionati. Questo per dire che siamo un'organizzazione fortemente organizzata, fortemente rappresentativa e fortemente presente, altrimenti non apriremmo in continuazione sedi, non solo qui ma in tutta Italia. No, è sempre una grande occasione democratica, perché in un momento nel quale i bisogni crescono, le persone vivono situazioni sempre più difficili, avere dei luoghi dove le persone si possano organizzare e possano insieme affrontarli e risolverli è una grande occasione democratica. Vediamo un paese che ha tanti problemi e non vediamo soluzione all'altezza dei problemi che stiamo affrontando, primo tra tutti è quello dell'occupazione. Non c'è ancora una politica per gli investimenti, non c'è ancora una politica di attrattività, siamo di fronte a una situazione nella quale i provvedimenti ledono più i diritti delle persone che non dare fiducia e speranza alle nuove generazioni. La CGIL non è in dismissione, la CGIL c'era a difendere il lavoro, la CGIL c'è oggi, la CGIL ci sarà in futuro e ci sarà con le proprie proposte, perché noi abbiamo proposte valide per creare lavoro in questo paese ed è questo ciò di cui il Paese ha veramente bisogno.